E là ragazzi, salve a tutti, bentornati con una nuova parte di Pokémon Mystery Dungeon Esploratori del Cielo. Allora, la scorsa parte abbiamo fatto il capitolo 7. In questa parte inizieremo il capitolo 8, che mi, se non ricordo male, si chiama il Cuore di Groudon. Non mi ricordo bene. Il capitolo parte così, quindi io ho salvato qua e appunto ci ritroviamo qua. Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo superato il Monte Aguzzo! Finalmente ce l'abbiamo fatta! Siamo arrivati al campo base! Wow! Ciao a tutti! Ci spiace avervi fatto aspettare! Ma io mi chiedo una cosa, ma loro dove sono passati? Che noi ci siamo fatti due dungeon di 27.000 piani! Siete in ritardo! Tutti gli altri sono già arrivati da un pezzo! Mi ha capito, cacchio! Andate a depositare le vostre cose, muovetevi. Adesso che siamo tutti qui, procediamo con la riunione sulla strategia. Sì, signore. Cosa c'è che non va, Pago? Cos'è questa strana sensazione? Non so perché mi sento così. Io... Un secondo, questo posto lo conosco. Sono già stato qui. Forse ho qualcosa a che fare con me, prima che perdessi la memoria? Forza, forza, non abbiamo tutto il giorno. Sbrighiamoci, Pago. Ehi, un attimo di attenzione, per favore. Sembra che tutti abbiano raggiunto il campo base sani e salvi. Adesso dobbiamo dedicarci all'esplorazione del lago Foschia. Come potete vedere, siamo circondati da una fitta foresta. Da qualche parte in questa foresta dovrebbe trovarsi il lago Foschia. Nessuno l'ha mai trovato finora. Squadre d'esplorazione di ogni tipo hanno condotto delle ricerche, ma finora nessuno è riuscito ad arrivarci. Ehi, ehi! Ehi, ehi, ma allora esiste davvero questo lago Foschia? Sciocco Corphish, rovini il nostro sogno dicendo cose del genere. Sì, non rovinare tutto adesso! Ehi, ehi! Posso? Mentre eravamo in viaggio ho sentito una leggenda. Una leggenda? Sì, una leggenda che riguarda il lago Foschia. Secondo la leggenda, presso il lago Foschia vive un Pokémon chiamato Uxie. Si dice che sia un Pokémon rarissimo. Dicono che Uxie sia in grado di cancellare la memoria degli altri Pokémon semplicemente incrociando nello sguardo. Se non ricordo male, tipo Uxie, cos'è il Pokémon memoria? Tipo ci sono i tre... non so che, come si chiamano, comunque sono in tre Uxie, Azelfe e Mesprit, che tipo rappresentano le emozioni, una roba del genere. Credo, non mi ricordo. Cosa? Cancellare la memoria? E per questo, anche se dei viaggiatori riuscissero a trovare il lago Foschia, Uxie ne cancellerebbe la memoria, impedendo loro di rivelare l'esistenza del lago. C'entra qualcosa magari con me? Non saprei, eh. Ed è così che Uxie protegge il lago Foschia. Questo è tutto ciò che si sa, appare. Oi boh, che racconto spaventoso. Ma cosa? Non è spaventoso. Te lo dico io che mi spavento come niente. Cosa farò se mi cancellano la memoria? Tu non hai molto di cui preoccuparti. Dopotutto sei così smemorata che mi fai sempre perdere le staffe. È facile che posti del genere ispirino alla diffusione di storie e leggende. La nostra gilda ha superato sfide ed ostacoli, portando a termine con successo le sue esplorazioni. Assolutamente. È così che la nostra gilda si è guadagnata la reputazione di essere una delle migliori. Ah, non preoccupatevi, andrà tutto bene. Dobbiamo confidare nel successo di questa avventura e... Proviamo. Continuiamo con il nostro piano. Io e il capitano rimarremo qui per raccogliere informazioni dalle nostre squadre sul campo. Voi andrete a esplorare questa foresta divisa in squadre. Sappiate che la foresta è avvolta da una fitta nebbia. Una volta entrati la visibilità sarà estremamente ridotta. Pensiamo che il lago Foschia non sia ancora stato scoperto proprio a causa di questa nebbia. Forse esiste un modo per far diradare la nebbia. Per questo motivo la vostra esplorazione ha due obiettivi. Uno, cercare il lago Foschia. Due, trovare un modo per far diradare la nebbia. Se riuscite a portare a termine uno dei due obiettivi, tornate al campo base e avvertite me o il capo. O il capitano, è tutto. Forza gente, facciamo del nostro meglio come sempre. Urrà! Mettiamocela tutta. Sarebbe bello fare una o due scoperte. Troveremo il lago, ne sono sicura. Sarò il primo a trovarlo. È arrivato. Papà, pensi che il lago Foschia potrebbe trovarsi sottoterra?
Stavo pensando che dovremmo provare a cercare sottoterra. Hai ragione, tu sì che sai dare soddisfazione a un padre. Cerchiamo sottoterra. Ok, gente, andiamo. Ehi, 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 neanche noi abbiamo tempo da perdere. Già, già, dobbiamo sbrigarci. Dai, sbrighiamoci però, perché sennò qua non lo troviamo più. Ok, il team teschio cosa fa? Anche noi dovremmo avviarci. Che ne dite, ragazzi? risate di merda che fanno loro, ovviamente. Dobbiamo andare, Pago, dobbiamo affrettarci. Conosco questo posto. Secondo la leggenda, Uxie può cancellare la memoria degli altri Pokémon. Che se sono una coincidenza. Forse sono stato qui prima di perdere la memoria. Potrei aver incontrato Uxie che mi ha cancellato la memoria. Che sia andata così. Pago? Perché continui a distrarti così? Non è da te. Presto, recuperiamo le nostre provviste ed entriamo nella foresta. Ok. Ah, recuperando le provviste da... cosa? Sì, vai. Oh, merda. Foresta bruma. Arando. Ad ogni modo, forse la chiave per sbloccare la memoria si trova qui. Lago Foschia. Potrei ottenere delle risposte se riusciamo a trovare il Lago Foschia. Eh? E questa cos'è? Sembra una pietra. È rossa e graziosa. Assomiglia più a una gemma. Pietra rossa. Ehi, questa pietra è calda. È come se il calore provenisse da dentro la pietra. Molto strano. Non sembra lava. Cosa potrebbe essere? Potrebbe essere rara. La terrò con me. Forza, andiamo, Pago. Non l'ha trovata nessuno. La troviamo noi. Foresta bruma, piano 1. Appena scesa la nebbia. Cos'è? Chi è? Otot? Sì. Ciao. Come butta? Morto. Ok. Non gli andava molto bene, mi sa. Perché gli sono andato addosso? Perché c'era un oggetto qua. Mi sembrava fosse l'uscita, invece era uno zigzag. Mela. Ok, perfetto. Adesso voglio controllare, che non mi ricordo. Cos'è? Un cherubi? Cherubi, ok, sì. Non mi ricordo se tipo... le scale le segna come... ah, ma che palle. Cos'è anche un Dunspers? Dunspers, come cacchio volete chiamarlo? Io lo chiamo Dunspers. Perché mi è più bello. Ecco, è morto. Non mi ricordo se le scale le segna come... ah, sì, ok, le segna normalmente. Baccarieggia. Pure la paralisi, ok. Non me lo ricordavo. Piano 2. Ovviamente. Nebbia. Molto probabilmente sarà fino alla fine del dungeon. Non c'è un modo per trovare come toglierla. Ci scommetto. Quella matto magica, non ho ancora capito, adesso devo constatare. Se toglie anche la fame, cioè se aggiunge la fame. Cioè se fa tornare anche la fame. Colpo sfera. Là c'erano dei soldi. Chi è che c'è qui? Scale! No, non mi avrei mai. Hot hot. Ciao Dunspers. Morto. Però è fantastico. Io adoro Dunspers. Mi piacciono un sacco alcuni Pokémon. Non ne ho uno in particolare che mi piace. Tutti mi piacciono. Cioè tutti quelli dell'Ino. E coccolosi. Come Dunspers. No, quel coso, come si chiama? Attacchiamolo. Smirgol. No. È vero che lui copia le mosse. Mi ricordo tipo in Diamante e Perla. C'era lui che copiava le mosse. Poi tipo, che aveva tipo schizzo. E poi moriva. Perché tipo c'aveva solo schizzo. Scale. Anche lì c'è una di quelle palle che non ho ancora capito. Un MT. Onda shock. Che musica tenebrosa. Una gomma viola, immagino. Gomma reale. No. Niente gomma viola. Pachirisu. No. Anche qui no, fascino. Ti prego, io odio fascino. Cosa fa? Vabbè. Non ho capito perché alcuni Pokémon scappano. Vabbè. Anche Doduo lo faceva. Possiamo entrare, grazie. Piano 7. Quanti piani dura? 18? 27? O 32? Ditemelo che mi vado a preparare il popcorn. Allora, siamo bloccati. Perfetto.
È una mano dal cielo quella mappa là in alto. Davvero è qualcosa di angelico. Se non mi sarei perso 277 volte. Un Buneri. Sto per dire Lupanni. Grandissimo! Siamo saliti entrambi, vero? Sì. Un Stuntler. E io mi prendo cura di Buneri. Vai tranquillo. Anche se ce l'hanno tutti con me. Light. Bravo Light. Oh, Light a 16. Wow! Sale velocissimo Light. Posso salire anch'io per favore? Che c'è la Umbrellum? No. E vabbè. Ecco, sapevo. Porco Giuda. Dai. Posso usare gli strumenti? Almeno gli strumenti? Cosa? Cos'è? Ah, rivita il seme. Infatti volevo usare quello. In automatico? Che forza. Beh, infatti, no, immaginavo, perché tanto non ce li fa usare a noi quando siamo morti. Cioè, quando ne muore uno, muore. Come fascino, cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? No, è lì. L'ho vista. No, mi hanno accerchiato. Non mi vogliono far uscire. Ok, che? Oh, io, perfetto. Vai. Dovrebbe imparare una mossa, invece no. Basta, ok, andiamo avanti. C'è un cervo. Ciao, Bell. Morto. Ok, via. Questo è un teleseme. Rivita il seme. Ok. Piano 9. Oh, cacchio. A me non gli faccio niente, a un gufo. Allora, fatemi cambiare mosse un attimo. Metto foglie lama. Ole. Ole. Guarda che adesso faccio un po' di danni anch'io, Perché li può raccogliere solo Light? Voglio raccoglierli anch'io. Fuggi. Oh, siamo chiusi? Siamo chiusi, io e te. Poverino. Morto. Non eravamo chiusi. LOL. Ok. Piano 10, vai. Lo sapevo che tanto ce n'erano 29. Un altro rivita al seme? No, tele seme. Ok. Ah, però aspettate, c'è una tecnica. Potrei usare un teleseme per spostarmi da una situazione critica a una normale. Difesa di Brellum è calata. Una bella attacco. Azione. Ho sentito. Ok, vabbè. Non me ne frega niente. Oh! Oh, sì. Cascate. Fantastico, questo posto è pieno di cascate. Ma dove siamo? Sarà qua... Questo è il cuore... Cos'è? Certo. La nebbia è così fitta che non riesco a capire da che parte dobbiamo andare. Ehi, ehi, ehi! Ehi, è Corfish! LOL! L'ho detto giusto, quasi. Ehi, ehi, avete trovato qualche indizio? No, ancora niente. E tu, Corfish? Non ho trovato niente, pure io... Non sentitevi... Neppure io, non sentite giù. Ma qui c'è qualcosa di abbastanza interessante. Interessante? Ecco, date un'occhiata anche voi. È un Groudon. Cosa? E questa cos'è? Non lo so. Sembrerebbe la statua di un Pokémon. Ma che Pokémon è quello? È la prima volta che vedo un Pokémon del genere. C'è scritto lì di fianco, c'è la targhetta. Ehi, e questa è una scritta? Questa è una scritta? Oh, sì. Allora.
Ok, ho capito tutto. È in pochi eroglifici, fatemi dare un'occhiata. Riaccendete la vita che pulsava dentro Groudon. Poi il calore del sole infiammerà il cielo. E il sentiero che conduce al tesoro sarà svelato. Il sentiero che conduce al tesoro? È incredibile. Oh, Pago, tesoro? Potrebbe essere il tesoro del lago Foschia? Il sentiero che conduce al tesoro sarà svelato. Allora, significa che il segreto per trovare il lago Foschia potrebbe essere nascosto proprio qui. Ehi, credi davvero che sia così? Ehi, questo è un mistero che dobbiamo risolvere. Questa parte dei pochi eroglifici. La vita che pulsava dentro Groudon, a cosa si riferirà? Questo Groudon sarà il Pokémon raffigurato sulla statua? No. Vedete un Groudon in una statua? Ehi, quindi dobbiamo riaccendere la vita che pulsava in questa statua? Sì, ma come si farà a riaccendere la vita? Forse... probabilmente puoi provare a mettere quel robo che hai trovato. Aspetta un secondo. Ho capito. Tocca la statua, Pago. Forse vedrai qualcosa. Stavo pensando alla stessa cosa. Per trovare il sentiero che conduce al lago Foschia, per trovare la chiave del mio passato. Se le risposte sono costruite da questa statua, lo farai. Stai vedendo qualcosa, Pago? Sì. Sta per iniziare. Oh! Popcorn! Ah, non è un film. Ok, quel capogiro. Eccolo. È qui. È qui. Ah. Che cosa è stato? Di chi era quella voce? Che ancora? Così presto dopo il primo? Ho capito. Metti la pietra del sole nel cuore di Groudon, così la nebbia si alzerà. Ben fatto, buon lavoro, partner. Eh? Cosa sta succedendo? È stato diverso dalle altre visioni che ho avuto. Questa volta ho sentito solo una voce, e non so chi stesse parlando. Quella voce... Di chi era quella voce? Non ho neppure riconosciuto il suono di quella voce. Ma per qualche motivo mi ricorda comunque qualcosa. Va tutto bene, Pago? Hai visto qualcosa? Cosa ha detto quella voce? Devo ricordarmelo. La voce ha detto, metti la pietra del sole nel cuore di Groudon, poi ha aggiunto, così la nebbia si alzerà. Un attimo, la pietra del sole? Che si tratti... Sì, immaginavo. Ok, perfetto, grandissimo. D'ora in poi chiamatemi l'Anulf Holmes. La pietra che ha trovato Light, sì, lo so. Sì, è qui. C'è una piccola cavità nel petto della statua. Hai scoperto qualcosa, Pago? Sì, l'erba è verde. Eh? La pietra che ho trovato al campo base? Vuoi che inserisca la pietra nel petto della statua? C'è scritto magari anche sulla statua, c'è scritto inserire qui la pietra che ho trovato al campo base è colore rosso. Aiuto. Vabbè, basta, la smetto. Sicuro, ci proverò. Dici che devo inserirla in questa cavità? Ok, fermi un attimo, salvo. Non so cosa possa succedere, quindi salvo. Ok. Inserisce la pietra nel petto. Oddio. Wow! Attenti, state indietro! Come esplode? Wow! Ehi, la nebbia è sparita! Il cielo si vede! Il cielo, si vede il cielo! La luce del sole abbagliante! Sono vivo! Ehi, guardate! Voi due! In alto, guardate in alto! Ehi, cos'è? Ecco cosa nascondeva la nebbia! Ecco perché nessuno era mai riuscito a trovare il lago Foschia! Anche noi ci stavamo girando attorno. E in alto, cos'è? Il sole, vedi? Ehi, quindi stai dicendo che quello lassù è il lago Foschia? Ehi. Sì, penso proprio di sì, il lago Foschia deve essere lassù. Ah. Porca vacca! Che cacchio è? Sembra un livello di Super Mario Galaxy, quello dove ci sono le cascate. Vuoi salvare l'avventura? No, ho appena salvato. Quindi, no. Ehi, questo non è il momento di starsene qui con lo sguardo perso nel vuoto. Devo avvertire quelli della Gilda, voi due andate avanti.
Va bene, muoviamoci, Paco. Dobbiamo arrivare al lago Foschia. Non fate un altro passo. Oh, merda. Voi. Ottimo lavoro. Wow, avete risolto il mistero e ora non ci servite più. Sgraffigneremo il tesoro grazie a voi. Farabutti, ecco perché volevate partecipare alla spedizione. Il vostro piano è sempre stato quello di rubare il tesoro. Oh, non c'era forse da aspettarselo? Mi spiace doverlo dire, ma a questo punto ci toccherà sbarazzarci di voi. Vi faremo rimangiare le vostre parole. Non vi lasceremo arrivare al lago Foschia. Non vi ricordate com'è finita la volta scorsa? Vorrei ricordarvi che avete perso contro me, Koffing. Avete fatto una bomba nucleare, porca vacca. Vi abbiamo mandato capo con la nostra combinazione di gas puzzolenti. Farete di nuovo la stessa fine. Basta chiacchiere. Prendete questo, la combinazione di gas puzzolenti mia e di Koffing. Wow, aspettatemi, torna indietro. Una mela. Cosa? Mela perfetta, mela perfetta. Oh, Wigglytuff! Finalmente ti ho presa, la mia mela perfetta. Se perdessi la mia mela perfetta, io... Oh, voi due. E ci sono anche i miei amici. Siete tutti qui, evviva! Capitano, cosa ci fa qui? Cosa ci faccio? Stavo facendo una passeggiata nella foresta, poi la mia mela perfetta è rotolata via. Quindi mi sono messo a correre più non posso ed ora sono qui. Oh sì. Voi due non dovreste stare qui a bighellonare, non è vero? Avete un compito da portare a termine giusto, dovete esplorare la foresta, non è vero? Andate allora. E allora andate. Ma non volete dare ascolto al vostro capitano? Buh. Forza, andate a esplorare. Cos'era quel buh? Vabbè. Ok. Andiamo, Pago. Buona fortuna. Oh, spero di ricevere presto delle buone notizie. La 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 la. Capitano? Cosa c'è, amico? Che succede, amico? Vabbè. Stavamo pensando anche che anche noi dovremmo andare ad esplorare. Oh? Non preoccupatevi, non posso certo disturbare così i miei amici. Lasceremo l'esplorazione alle due reclute. Le aspettiamo che ritornino a fa che tornino a farci report. La 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 la. Capo, le cose stanno diventando un po' strane. Psst, il team Fairy Tail arriverà prima di noi se non facciamo qualcosa. Cosa possiamo fare? Dobbiamo fare qualcosa. Non abbiamo altra scelta, dobbiamo mettere a capo Wigglytuff adesso. Poi inseguiremo il team Fairy Tail. Ma pensi che ce la faremo? Wigglytuff è un po', come dire, strano. Non ti preoccupare, non è un osso duro. E poi si dice che Wigglytuff possiede un tesoro incredibilmente prezioso. Oh, davvero un tesoro? Esatto, avevo comunque intenzione di rapinarlo, quindi questa è una buona occasione. Ehi, Koffing, preparati un attimo. Preparati la combinazione micidiale gas puzzolenti. La 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 la. Wigglytuff farà davvero una brutta fine. Niente di personale, ma il grande famoso esploratore Wigglytuff è finito. Capitolo 9, fermi! Ho salvato. Ok. Bene. Bene, niente, bene. Ci vediamo al prossimo episodio. Anche questo è durato corto. È durato poco anche questo. Attenzione ragazzi, perché non vorrei che durassero troppo pochi, eh. No, scherzo, questa è la durata perfetta. Ma proprio perfetta, 24 minuti, ma più che bene. Io sono 24 almeno. Quindi, niente, ci vediamo. Il prossimo episodio di Pokémon Mystery Dungeon Esploratori del Cielo col capitolo 9. Qui da Lamulf è tutto. Ciao a tutti. Oh, c'è il Bidoof che sta per schioppare. Perché Bidoof ha camminato in cacchio era? Che fame, oh.